Oggi vi porto con me in una gita, in un'escursione a Taormina. Però prima di iniziare la nostra, diciamo, escursione in barca, siamo venuti al Lido, non a un Lido, a un bar, a prenderci ovviamente la granita, cioccolato e panna, e poi ovviamente non potevano mancare le brioche. Abbiamo appena finito la nostra escursione in barca e adesso, se vuol dire che i peri sono belli, è stato veramente molto carino. Ci ha fatto vedere le varie parti caratteristiche del luogo, poi abbiamo fatto il bagno, come avete visto, siamo entrati in una grotta, è stato veramente molto carino e caratteristico. E ora invece andremo a Isola Bella, sperando di trovare parcheggio e anche posto, perché già nella barca l'abbiamo vista, era un po' pieno. Tra l'altro è stato molto carino anche perché sulla barca abbiamo fatto una sorta di aperitivo. Praticamente una volta che eravamo in acqua ha buttato giù un galleggiante con sopra tutti i bicchieri con dentro, cos'era, un aperitivo a base di ginger e spumante, penso. Ed è stato veramente molto carino, tra l'altro ci ha fatto anche le foto, ci ha detto che ce le invierà su WhatsApp se lo contattiamo, quindi magari ve ne metto qualcuna. Questo è invece il paesino di Giardini Naxos. Qua è dove prima abbiamo preso la granita da Fonte Mare, che non era niente di, diciamo, speciale, ma non era nemmeno malaccio. Poi tra l'altro io sono abituata ad andare nei posti migliori a prendere la granita. Come vedete è un paesino comunque abbastanza comune, tipico paesino di mare. Veramente molto carino, sì. Negozietti, classico proprio paesino da mare. E ora andiamo a prendere la macchina, che è un po' lontanuccia purtroppo. Questo è il panorama dall'alto. Qua si vede Taormina e Isola Bella, dove tra poco andremo. Ed è veramente molto molto suggestivo. Eccoci di Isola Bella. Questo è il sentierino che collega l'isola alla terraferma e nei periodi di bassa marea si può raggiungere anche a piedi, altrimenti a nuoto. Sto tornando da Isola Bella, ormai torno a casa, la giornata è finita. Come vedete alle mie spalle si vede proprio l'isola, quella lì che vedete. Ecco, non si vede più. Adesso c'è qua tutto il paesino, i vari bazar, eccetera. Comunque l'isola è abbastanza caratteristica perché si vede sullo sfondo, c'è comunque abbastanza un panorama molto carino, tutto tipo in pietra.
purtroppo anche la spiaggia è molto rocciosa, nel senso che sono pietre giganti e quindi senza scarpette si fa un po' fatica sia fuori dall'acqua che dentro l'acqua. Comunque, come diciamo responso della giornata, diciamo che la parte che mi è piaciuta di più, ma già lo immaginavo, è stata quella in barca, che è stato veramente bello e molto divertente. Poi comunque è stato abbastanza rilassante rimanere lì sulla spiaggia di Isola Bella, anche se sdraiarsi con quei sassi non è proprio il massimo della vita, quindi forse effettivamente è meglio prendere un lettino, comunque affittare qualcosa al lido. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!